Ciao, io sono Marco Cecchetto e tu sei il benvenuto ad un nuovo video di Casa di Cieco. Ti piacerebbe trovare un modo per far sì che Reaper riconosca per te in automatico la tonalità di un brano? Seguimi e in 3 minuti ti spiego come fare. E benvenuti in sessione. Allora, voi vi trovate nella situazione in cui avete un file MIDI, che l'abbiate preso dalla rete o che ve l'abbia registrato un amico, poco importa. Il vostro problema, se volete poi post produrre questa canzone, è quella di capire qual è la tonalità del brano. Allora, le possibilità sono 3. Voi siete un buon musicista, per cui ad orecchio riuscite a riconoscere la tonalità del brano, no? Oppure avete una tastiera, mettete in loop una parte del vostro file MIDI e suonate tutte le note della tastiera fino a trovare quella che ci sta bene, e quella molto probabilmente sarà la scala del vostro brano. Oppure avete Reaper e Reaper ve lo fa da solo. Vi do un esempio, vi faccio vedere. Quindi io ho la mia sessione di Reaper, apro il mio file MIDI, che è questo, e faccio suonare una parte del brano. Play. Questo è il nostro brano. Che tonalità avrà? Chi lo sa? Con Reaper è molto facile, allora siamo qua nel piano roll. Vi ricordo che per aprire il piano roll basta premere 2 volte sulla vostra take MIDI. Dopodiché selezionate una parte delle note, col tasto destro del mouse trascinate e premete questo tasto che mi sono preparato e vi farò vedere come preparare anche voi. Premete questo, vi si aprirà una finestra del browser che automaticamente vi dirà tutte le scale possibili con quelle note che avete selezionato. Sarà una Do maggiore, una C minor appunto. Direi che questo è figo, non so quali altri programmi lo fanno, magari anche altri. Io lo so fare con Reaper. Ma come facciamo? Premetto. Questa procedura è una procedura che non è complessa, però un po' complicata, perché ha tutta una serie di step da seguire in maniera precisa per far sì che la cosa funzioni. Quindi il consiglio che io vi do sempre è quello di vedervi il video, dopodiché andare nella descrizione del video dove trovate tutti gli step uno per uno, ve li ho messi in maniera molto precisa, e quindi cercare, aprire il vostro file e cercare di seguire in parte con le istruzioni del video, in parte guardando quello che ho fatto io, passo per passo. Ok, andiamo a vedere come si fa a fare tutto ciò. Bene, allora come vi dicevo dovete andare nella descrizione, la prima cosa da fare è andare a scaricarvi uno script. Quindi cliccate sul link in descrizione, scarichiamo il file, salviamo. Dopodiché dovremo andare in Actions, Show Action List, vi comparirà questa finestra. Dovrete andare in questa sezione qua, la sezione Section, scegliere MIDI Editor, ok? A questo punto dovrete cercare il vostro script, che si chiamerà Casa di Cieco, eccetera, eccetera. Quindi basta scrivere nel menu di ricerca Casa. E troverete lo script che avete scaricato prima, quindi lo selezioneremo e andiamo a caricarlo. Ok, lui ti dirà open, noi l'apriamo, diciamo ok e chiudiamo questa finestra. A questo punto torniamo nel nostro MIDI editor, vi ricordo doppio clic si aprirà il MIDI editor. All'interno del MIDI editor ci posizioniamo in questa zona scura del MIDI editor, clicchiamo col tasto destro del mouse. Andiamo a scegliere Customize Toolbar, bene? Qui ci ritroviamo nella sezione appunto di customizzazione del menu del MIDI Editor. Infatti vedete che ci sono le stesse icone che sono riportate appunto in questa zona. Le trovate qua e le trovate qua. Cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo importare il nostro script. Dovremo quindi premere qua in basso dove vedete il tasto Add e dovremo andare a aggiungere alla lista delle cose che abbiamo nella Customize Menu Toolbars il nostro script. Quindi facciamo Add, nel campo di ricerca andiamo appunto a cercarci il nostro script che si chiama Casa di Cieco, ce lo abbiamo, lo evidenziamo e lo selezioniamo. Selezionandolo vedete che è già comparso qua tra le cose disponibili, ok? Fatto questo premiamo sulla voce stessa, scegliamo text icon, cambiamo il nome perché poi questo sarà il nome che avrà il nostro tasto, in questo caso lo chiamiamo scala, ci assicuriamo di sbaffare questo menu dove c'è scritto double wide width toolbar button e diamo ok. A questo punto vedete che qua sotto è comparso un nuovo tasto che alla fine della procedura comparirà anche. Premiamo save, salvandolo lui è comparso qua, lo vedete bene, e quindi abbiamo il nostro script funzionante. Vi faccio sentire, questo è il nostro brano che sta suonando, selezioniamo le nostre note, tasto destro trasciniamo, premiamo scala,
ed ecco che ci dirà, cioè si aprirà una finestra del browser, ci si aprirà anche con questo file, ma anche un'altra finestra, ma la chiudiamo, e vedremo che la scala che comprende le note che abbiamo selezionato è una Do maggiore, quindi questo brano sarà in Do maggiore. Cacchio, comodissimo. È tutto, buon divertimento.